Professor Gian Pietro Berti. Si sente? Bene, dunque intanto ringrazio gli organizzatori di avermi invitato qui e devo dire che io ho avuto la fortuna di conoscere Gigliola Sacerdoti Mariani nei primi anni 90. Allora lei era professoressa ordinaria di letteratura e lingua inglese all'Università di Padova. Io ero un ricercatore che aveva avuto un incarico di storia dei partiti politici e l'ho conosciuta subito perché Gigliola Sacerdoti Mariani anche lì costituiva un punto, come dire, un punto di convergenza, nel senso che la sua vitalità unita a un'autorevolezza intellettuale e culturale fuori del comune faceva sì che convergessero su di lei personaggi con discipline diverse. E questo, diciamo così, è stata forse anche la genesi che ha dato avvio un anno o due dopo a un doppio incontro che abbiamo tenuto a Padova e a Firenze, Padova il 13 maggio del 93 e a Firenze il 10-11 novembre del 94, un doppio convegno che vedeva insieme ricercatori e docenti di Firenze, Padova, Salerno, Pavia, Siena e Trieste, nell'ambito, diciamo, delle ricerche del MURSS e del CNR, e riguardante un tema, fondamentale della storia del Novecento, cioè la guerra civile spagnola. La guerra civile spagnola, quale punto di incontro, di convergenza, momento emblematico della storia del Novecento, e che non può essere, non poteva essere appunto nell'ottica della sacerdoti, non poteva essere solamente un evento da leggere solamente in chiave politico-ideologica, ma naturalmente un evento che poteva avere più letture. E da questo è nato appunto un volume, La guerra civile spagnola tra politica e letteratura, pubblicato a Firenze nel 1995, che vede 22 contributi a cura di Arturo Colombo, Antonio Pasinato e Gigliola Sacerdoti Mariani. In questo volume, appunto, la guerra civile spagnola è vista sotto un'ottica multidisciplinare e quindi, soprattutto, più che parlare della guerra civile spagnola, il mito che la guerra civile spagnola ha creato, quale appunto evento emblematico del Novecento, quindi una complessità non solamente politico-ideologica. In questo volume vi sono quindi contributi che riguardano la storia europea, la letteratura spagnola e italiana, la poesia inglese e americana, la narrativa francese e tedesca, la storia militare, il giornalismo britannico e anche una rivisitazione della memorialistica politica. I due contributi di Gigliola Sacerdoti riguardano uno Muriel Kaiser e l'altro George Orwell. Soffermo un minuto soltanto su quest'ultimo contributo perché ritengo che sia molto significativo. Non occorre qui che ricordi chi era George Orwell e il fatto che Orwell è andato in Spagna nel 36-37 e militava nelle file del POUM, cioè praticamente quella formazione politica trotzista, ma anche un po' vicina agli anarchici. Il suo volume Omaggio alla Catalogna, e Orwell che poi deve, diciamo, nel 1937 abbandonare la Spagna perché la svolta autoritaria impressa dallo stalinismo, dal bolscevismo, aveva, diciamo così, messo in un angolo i trotzisti. Ecco, e naturalmente gli anarchici e anche la guerra, diciamo, civile interna che scoppia all'interno del fronte antifascista proprio a Barcellona. Nel 1937 c'è anche la morte di Camillo Bernelli per mano comunista e tutto quanto questo naturalmente dà una drammaticità alla narrativa di Orwell. La Gigliola Sacerdoti analizza alcune pagine di Orwell e quello che è interessante, diciamo, è questo, che la drammaticità degli eventi che Orwell praticamente descrive, sono non visti direttamente quali eventi politici
ideologici, ma la sacerdoti entra nel testo e attraverso un'analisi, diciamo, del testo ricostruisce le contraddizioni che si riflettono nel testo, le contraddizioni oggettive presenti negli eventi. Questa è un'operazione di straordinaria finezza intellettuale a cui naturalmente io do qui pieno riconoscimento. Grazie, Giuliola.